Amici sportivi, ben ritrovati per questa nuova edizione di Radio Basket del sabato, intenso fine settimana per le nostre formazioni del basket con emozioni che si concentreranno in 2 giorni. Il campionato di Serie C regionale maschile affronta la 7ª giornata di ritorno con l'impegno della Castellano Udas Casalingo domani pomeriggio alle 17:30 alla Palla Basket Nando Di Leo contro il Poseidone Brindisi. I biancazzurri della coppia Totaro Bufo sono tornati al successo dopo 2 sconfitte consecutive. Quel che è certo che non sarà da sottovalutare la formazione brindisina. Nonostante l'ultimo posto in classifica con appena 2 punti, 20 sconfitte ed una vittoria. Per capire quanto la vittoria di Vari abbia inciso sul gruppo e per capire l'attesa per la sfida di domani, ha parlato in esclusiva per la notiziaweb.it e per Radio Basket il play della Castellano Udas e l'argentino Sebas Spielles. Domenica scorsa siamo stati caparbi ed uniti fino alla fine ed abbiamo raggiunto la vittoria finale che risulta importantissima per i playoff. Domani arriva il Poseidone 15, è l'ultima in classifica ma non bisogna mai fidarsi in C2. Attenzione e concentrazione. Certo, cercheremo in tutti i modi di fissare la vittoria di domenica scorsa. Gli arbitri della sfida saranno Soldano di Trani e Giordano di Bari. Ritroviamo anche il quadro completo della giornata in programma in questo fine settimana. In Invicta Brindisi Atletica Castellana, College Bari Tecnomedica Bari il derby. Valentino Castellaneta Lecce, Ceglie Eagles Brindisi, Fasano Terlizzi, Cassano Costruzioni Santeramo FMK Patrani e Pasca Nardò contro il Tecno Switch Roma. Ricordiamo anche la classifica con il Nardò a 36 punti, Roma e Ceglie a quota 34 e Castellano Udas a quota esattamente 30 insieme alla Tecnomedica Bari. Adesso spostiamoci al campionato di Serie D maschile che è giunto al penultimo atto della prima parte della stagione con il derby di questa sera alle 18:30 al Palasport Opantino tra l'Olimpica Basket Solenergy e la Diamond Foggia. La capolista del torneo affronta la 3ª in classifica con 22 punti, frutto di 11 vittorie e 4 sconfitte. Brucia ai ragazzi del team guidato da Felice Carano e Rosario Saracino la sconfitta di 7 giorni fa a San Severo negli ultimi secondi dopo una prova a testa alta. Lo stesso Saracino, intervistato dalla notiziaweb.it e da Radio Basket, ci racconta la vigilia della gara. Siamo consapevoli dell'importanza, sperando che la pressione non giochi brutti scherzi ai meno esperti. Foggia, che deve recuperare una partita, può ancora arrivare prima, quindi verrà con la voglia di vincere. C'è attenzione anche per l'Italo Argentino Cupera, che esordirà davanti al proprio pubblico. All'andata vincemmo per soli 4 punti, ma loro hanno il cerchino Silvestri e bisogna stare attenti. Si aspetta il pubblico delle grandi occasioni per questo derby d'auno in programma oggi pomeriggio, che sarà arbitrato da Campanella di Santeramo e Virgilio di Ruvo di Puglia. Ricordiamo anche le partite di questo penultimo turno della stagione regolare prima dei playoff: Libertas Altamura Webin Manfredonia, Angiulli Bari Alius San Severo, Olimpia Rutigliano Mobisanum Vieste e Wake Up Barletta Santulli Bari. Bene amici ed amiche, è tutto per questa edizione di Radio Basket del sabato, prossimo appuntamento con la nostra trasmissione come sempre lunedì a mezzogiorno. Grazie per l'attenzione e a tutti da Mimmo Siena l'augurio di un buon proseguimento di giornata.